recensione richiesta tramite donazione Patreon da Robin Forestelli, che mi chiede di parlare del film di Chris Wedge della 20 Fox Animation, L'era glaciale, del 2002. È un successo clamoroso in realtà al cinema, ha portato a 5 sequel, una cosa che è diventato praticamente un franchise. La storia è quella della glaciazione: 20.000 anni fa parte la glaciazione, gli animali vanno tutti al sud per cercare di fuggire, e invece tre di questi no, perché trovano un bambino che in realtà è figlio di una tribù che è andata dall'altra parte praticamente, e quindi questo bradipo Sid, questo mammut al quale si unisce anche una tigre, e decidono praticamente di aiutare questo bambino e di riportarlo a casa dal padre. Naturalmente poi la tigre è stata mandata lì da cattivoni per rapire il bambino, e ci sono tutte le classiche, diciamo, schermaglie tra famiglia disunita. Infatti poi il film parla di questo, parla di unione, parla di amicizia, parla di esclusivamente di distruggere le barriere, i muri interrazziali. È un film molto importante in quel senso, perché al suo interno ha una narrazione spedita, ha un bel ritmo come film, un'animazione notevole. All'epoca i peli degli animali, tutto era veramente fantastico, più degli umani. Ma era un film comunque che prendeva proprio perché tutto era molto bilanciato: la serietà del mammut con l'idiozia del bradipo, con la cattiveria involuta che non vorrebbe essere in realtà letale della tigre, l'innocenza del bambino in un contesto di puro pericolo che diventa però in un certo senso attrazione. Porta benissimo i suoi anni addosso, proprio perché, ripeto, comunque quello che racconta è sempre stimolante, è sempre attuale. È un film intelligente dove, ripeto, si mette proprio alla berlina il razzismo, i razzisti, si mette alla berlina chi vuole avere il potere ad ogni costo, e soprattutto chi è edonista, chi pensa solo a se stesso. I nostri protagonisti del film sono belli proprio perché nella loro a volte stupidità, nella loro a volte essere coraggiosi, a volte nell'essere paurosi, sono realistici e creano un gruppo di persone che una volta tanto pensano agli altri prima di pensare a se stessi, nonostante poi a un primo acchito sembri questo. In più, ripeto, la tecnica è eccezionale, la musica è bellissima, il montaggio è fantastico, la seconda regia di Carlos Saldana insieme appunto a Chris Wedge è notevole. È uno di quei classici film che per me non è un capolavoro, ma è sicuramente uno dei filmoni d'animazione più interessanti che si sono fatti negli anni 2000. Finalmente un film che parla ai ragazzini ma può parlare agli adulti, ed entrambi riescono a capire quanto è importante l'amicizia e quanto è importante la solidità fra esseri umani viventi. Questa è la realtà dei fatti. Poi naturalmente con Scratch ci si diverte come pazzi, perché poi tutti nel film volevamo vedere lo scoiattolino che segue quella cazzo di ghianda. Quindi per me questa era glaciale, è proprio un bel film di animazione, di quelli che fanno bene alla mente, che fanno bene agli occhi, che fanno bene alle famiglie e che fanno bene un po' a tutti, perché nel raccontare questo viaggio, nel raccontare queste cose positive, non è mai un film però melassoso, palloso, è sempre un film che dosa benissimo l'avventura, l'azione, la commedia e il puro divertimento, che sicuramente in questo film, nella glaciale del 2002, non manca mai. Una volta tanto i cartoni animati dedicati ai piccoli hanno qualcosa da dire anche a noi adulti, e non ci spariamo nelle palle.